Allora, buongiorno, seduta di giorno 1 settembre, di prosecuzione. Allora, invito il consigliere giovane in qualità di segretario a chiamare l'appello. Prego, consigliere Romano. Sì, Presidente. Allora, come ha ben detto, 13 e 17, Frasca Polara. Allora, presente, autorizzo la registrazione. Amore. Presente, autorizzo la registrazione. Di Napoli. Presente, autorizzo la registrazione. Forzinetti. Assente. Gallè. Presente, autorizzo la registrazione. Governale. Presente, autorizzo la registrazione. Longo. Presente, autorizzo alla registrazione. Palumbo. Presente, autorizzo la registrazione. Romano, sono io. Presente, autorizzo la registrazione. Schembri. Presente, autorizzo la registrazione. La presidente, sono 9 presenti. Assente solo il consigliere Forzinetti. Allora, grazie, segretario. Io comunque non ho sentito l'appello, non so se è un problema, cioè non la chiamata del mio nome. Successivamente, da Di Napoli in poi, non ho più sentito, non ho avuto più l'audio. Non so se sia un problema, evidentemente un problema solo mio. Io ho sentito tutto l'appello, Presidente. Presidente, io l'ho sentito tutto l'appello, perciò può essere oggi E i comunque consigli la hanno linea è risposto. disturbata. Alla verifica. La linea è disturbata, sì. Allora, Allora, secondo me vediamo. dovremmo chiudere tutti i microfoni intanto e lasciare la parola al Presidente. Allora, l'importante è che voi mi sentite. Allora, verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta odierna di prosecuzione. Allora, preliminarmente passo alla fase della nomina del collegio degli scrutatori. Allora, propongo come scrutatori i consiglieri di Napoli, Amore e Schembri, ci sono osservazioni, obiezioni da parte dei diretti interessati? No, Presidente, va bene. Ricordo bene, ieri avevamo prelevato il punto numero 3, question time, ed erano state fatte alcune richieste o solleciti. Allora, con il vostro permesso, visto che si tratta dell'ultima seduta della sessione. Allora, io darei alcune comunicazioni con il vostro consenso. Mi pare che ci sia. E allora, le comunicazioni riguardano alcuni riscontri che sono pervenuti. Allora, un riscontro a una richiesta di deratizzazione e disinfestazione in via Ferrara. Il 24 luglio significa che gli interventi di deratizzazione e disinfestazione che sono stati espletati in data 1 e 4 agosto, firmato il presidente CDA Giuseppe Norata. Poi un altro riscontro è relativo a una richiesta, a un question time.
una richiesta di sostruzione del ramo fognario via Antonio Davanti a scegliere che servizi di infrastruttura e servizi a rete del dottor Pedicone all'AMAP per conoscenza alla direzione generale, alla ragioneria e all'ottava, con riferimento alla nota dell'ottava indicata in oggetto, si sollecita l'AMAP a provvedere per quanto di competenza, eventuale competenza, per l'anomalia riscontrata sia cogionata dalla rete fognaria di proprietà di questa amministrazione. Si rimane in attesa di tale relazione sull'avvenuto esito dell'intervento, eccetera, eccetera. Si lamenta l'indirizzo, gli obblighi di custodia ex articolo 2051 codice civile e beni affidati con il contratto di servizio e sensi della commissione di gestione da parte della di Palermo. Vabbè, la solita lettera che viene inviata dal servizio di infrastrutture e servizi a rete. Ah, in questo caso all'AMAP, in ordine appunto a una richiesta inerente a un ramo fognario per capire se trattasi poi di un intervento di competenza dell'AMAP oppure no, nell'ambito appunto c'è scritto dell'attività di gestione e contratto di servizio. Va bene, poi un'altra comunicazione. Va bene, riguarda una nota proveniente dall'MG, programmazione, questa qui ve la giriamo via email, comunque in accoglimento alla richiesta, programmazione interventi realizzare nelle circoscrizioni dalle città partecipate, e come parliamo nel mese di settembre 2020, in accoglimento alla richiesta di quella nota, eccetera, si trasmette in allegato all'elenco di lavori che interessano la sede stradale del programma del mese di settembre 2020. Si tratta comunque, leggendo l'allegato, di realizzazione di nuove derivazioni di utenza modifica impianti per risoluzione interferenze. Riguardano via Mare 78, derivazione utenza, poi via Sambucia, via Cardinale San Felice, lungomare Cristoforo Colombo, via Agnetta, via Pietro Nenni, via Villa Grazia, quindi solamente via Mari, ma si tratta di una nuova derivazione di utenza. Comunque vigileremo questa richiesta. E poi questa nota contenente la programmazione. Poi volevo comunicare, questa è la gira per mia mail, che sono stati pubblicati sul sito del comune gli elenchi denominativi dei sorteggiati per l'ufficio di scrutatore, destinati agli uffici di selezione dei sorteggiati sostituiti e dei sorteggiati sostituti scrutatori, suddivisi per circoscrizione per il referendum costituzionale netto per il giorno 20 e 21 settembre. Quindi sul sito del comune è caricato appunto l'elenco sia dei scrutatori che dei sostituti scrutatori, qualora i scrutatori non rinuncino a questo incarico. Poi vi è una dichiarazione del sindaco in ordine alla presentazione della mozione di sfiducia nei suoi riguardi. Il sindaco, con una nota, ha chiesto al Presidente del Consiglio Comunale la immediata calendarizzazione della predetta, aggiungendo che lo scrivente e tutti i componenti della giunta non parteciperanno fino a quella data ai lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni. Quindi sostanzialmente sì, viene comunicato che prima appunto si dovrà discutere e votare quella mozione, eventualmente votare quella mozione, e poi appunto a far data da quella votazione, poi si saprà quale sarà appunto il proseguo, diciamo, dell'attività amministrativa. Quindi fino a quella data c'è scritto che non parteciperanno né lui né i componenti della giunta ai lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni. Quindi ci auguriamo che questa mozione venga calendarizzata comunque al più presto. Grazie. Eh,
Poi non leggo le altre dichiarazioni, forse queste leggo le sindaco, che forse è quella più comunque del diretto interessato. Poi vi volevo comunicare allora che mi sono recato in via Monte Pellegrino anche sulla base della segnalazione del consigliere di Napoli, e mi sono reso conto che i comunque questi dissuasori che sono stati posti in prossimità di tre varchi lungo la via Monte Pellegrino, due su tre di questi varchi che erano stati delimitati con questi dissuasori sono valicabili, nel senso che i dissuasori sono stati manomessi, quindi già di fatto vi è una anomalia e bisogna appunto mettere a conoscenza l'amministrazione che vi è questa anomalia, al di là del fatto di quali possano essere poi gli intendimenti dell'amministrazione. I varchi che sono, diciamo, nei quali i dissuasori sono stati manomessi sono diciamo i primi due, l'ultimo, che è quello in corrispondenza dell'ingresso del mercato, invece è rimasto diciamo intatto, integro. Quindi io farò presente comunque all'amministrazione che di fatto c'è questa anomalia di questi dissuasori che sono stati spostati, e penso magari che... Scusi se la interrompo, perché quel varco è quello che viene più controllato. Lì ogni giorno diciamo che c'è la polizia municipale che controlla gli ingressi e le uscite dal mercato ortofrutticolo, quindi è chiaro che lì, se viene diciamo manomesso, è facile di poter ripristinare il luogo dei fatti. Scusi per l'interruzione. Io non la sento. Allora, mi scusi lei, ma io purtroppo non ho sentito il suo intervento per intero. Non so se i problemi che ho nell'audio sono riscontrati anche dagli altri consiglieri. No, Presidente, se vuole lo ripeto, non è un problema. Potrebbe ripetere quello che ha detto solamente a mio beneficio? Sì, io la prima parte l'ho sentita. L'unico che è rimasto, diciamo... E quindi diciamo che nell'ipotesi in cui dovessero smuoversi, diciamo, questi diciamo, blocchi di cemento inseriti lì, è facile poter ripristinare il luogo dei fatti, perché, dico, ripeto, è pattugliato dal corpo di polizia municipale giornalmente l'ingresso e l'uscita dal mercato. Quindi lì è un poco più complicato riuscire a spostare, quindi diciamo... consentire un passaggio ai veicoli, mentre gli altri varchi diciamo che sono poco controllati. Ecco perché si è verificata questa situazione che diciamo adesso lei ha portato a conoscenza il consiglio. Questo, soltanto questo volevo dire. Bene. Nulla di che. Sì, va bene. Quindi fermo restando, diciamo, eventuali valutazioni che farà l'amministrazione, io comunque chiederò, metterò a conoscenza del comune che questi dissuasori sono stati spostati, manomessi, e possono anche creare potenziale documento per i cittadini. E poi volevo aggiornare anche consigliere Palumbo, che mi aveva fatto una nota contenente delle fotografie, con allegate delle fotografie, cioè un'email con allegate delle fotografie di criticità. Allora, che è una criticità in via Malaspina, in prossimità della via Giovan Battista Lulli, se ricordo bene. Allora, questa porzione del manto stradale è stata ripristinata. Poi, per quanto riguarda la via Generale Cantore, no, scusi, per la quadrata via Generale di Maria, angolo via Cantore, ci sono come lei ha detto, dei lavori, però vedo che il consigliere Palumbo ha abbandonato.
Quindi sto parlando a vuoto. Vabbè, no, a vuoto, non sto parlando, il consiglio di forum non mi sente. Vabbè, stavo dicendo che ho visto... questa la via generale di Maria ha una chiamata perdonatemi Allora, spero che mi sento del manto stradale. Poi penso che la ditta eseguitrice dei lavori provvederà a riasfaltare quella porzione. Che per adesso è stata, si trova appunto. Presidente, io non la seguo più. Neanche io. Non la sentiamo più, ormai. Neanche io. Dichiara, nonché anche in via Spedalieri. Presidente, non si è sentito. No, Presidente, abbiamo perso un pezzo del suo discorso, non la seguiamo più. Ok. Da che parte non mi ascoltavate? Perché qua io non capisco, che ero passato a un discorso sulla Gallè. Mi avete ascoltato quando ho parlato della... No, Presidente. No, Presidente. Eravamo fermi, lei stava parlando della via di Maria, dopodiché non abbiamo sentito più nulla. Almeno io è così. No, neanche io. Vabbè, allora facciamo così. Intanto non è stata ripristinata. Cosa no? Non sentiamo le sue comunicazioni, purtroppo, Presidente. C'è la linea che è disturbatissima. Allora, riesce a sentirmi? Io vi sento. Io sento il consigliere Gallè, ho sentito il no del consigliere Amore, sento anche suonerie varie, dopodiché, allora, non so a questo punto cosa posso dire, se non mi sentite, allora mi devo scollegare. Mi sentite? Adesso sì. Vabbè. Sì, la sentiamo. Vabbè. Va bene. Allora, dicevo che in via Malaspina, altezza via Lulli, la porzione autostradale è stata ripristinata. Poi mi sono recato anche in via Generale di Maria, angolo via Cantore, ho riscontrato diciamo che questa strada sono stati fatti dei lavori. Poi magari col consigliere Palumbo ci sentiremo per capire che tipo di richiesta dovrò fare, perché nell'email non era specificata la richiesta. Ci sono dei lavori, c'è un'area transennata, un'altra area invece non è transennata, dovrà la ditta esecutrice dei lavori provvedere comunque a riasfaltare questo tratto di strada. Perché altro, la richiesta era intanto porre della segnaletica verticale che indicasse la presenza, ecco, di una strada con del terriccio, quindi strada sdrucciolevole, perché dal punto di vista del livello di, insomma, di indicazione, questa mancava. Va bene, la prima ditta però ha compito l'amministrazione di vigilare. E poi la copertura, se i lavori sono stati ultimati, perché insomma, avendo passato il terriccio, sembrerebbero già ultimati i lavori, quindi riasfaltare correttamente.
va bene, va bene. E poi volevo dire che ho usato in via Bass, stavo dicendo. L'audio è disturbato però. Sì, presidente, cosa diceva? No, dicevo solo che l'audio suo era disturbato. Sì, sono in viaggio, quindi il momento in cui vai via la linea. Va bene, allora se me lo consente io completo una comunicazione. Stavo dicendo anche che in via di Chiara, nonché in via Spedalieri, tratto compreso tra la via di Chiara e la via Donorione, si sta intervenendo per la riparazione di alcuni guasti, presumibilmente sottoservizi, che avevano causato il formarsi di voragini che erano state transennate dalla RAP, quindi una parte delle anomalie derivanti anche dall'alluvione dello scorso 15 luglio stanno per essere, ci auguriamo, risolte, anche perché la via di Chiara era stata chiusa al transito con una ordinanza della protezione civile. Vi sono altre comunicazioni da parte dei altri, ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Sì, presidente. Scusate. Okay. Prego, Maria Stella, prego. Ci mancherebbe, parla tu. Grazie. Allora, no, volevo fare una comunicazione al presidente in merito semplicemente sempre alla questione dell'alluvione. I residenti di via Marvuglia, che sono stati del palazzo che è stato appunto oggetto di ordinanza di sgombero, hanno iniziato i lavori già da una settimana, mi diceva un residente, e a quanto pare hanno inoltrato richieste anche al comune per eventuali risarcimenti dettati appunto dallo stato di calamità. Alcuni di loro hanno fatto richiesta, tra l'altro, come lei ben sa, ai servizi sociali, e aspettano di essere chiamati per cercare di risolvere anche il problema abitativo. Per quanto dico, ormai la situazione credo che per certi versi si stia sostanzialmente risolvendo dal punto di vista poi degli immobili in cui abitavano precedentemente. Mi perdoni, consigliere, io mi perdoni se la interrompo, io non l'ho sentito il suo intervento, nel senso che ho ascoltato la prima parte legata a via Marvuglia, poi non ho più ascoltato la tua voce, non so se è un problema solo mio, se è un problema anche esteso agli altri consiglieri. Mi confermate se l'avete sentita? Io ho sentito tutto. Anche io, presidente, ho sentito tutto l'intervento. Presidente, anche io ho sentito tutto l'intervento. Consigliere. Avrà problemi di audio il presidente, che forse... No, è ancora connesso. Sì, ma l'immagine... Presidente, oggi sì. Connessione. Mi sentite? Adesso sì. No. Adesso? Ora sì, presidente, però prima completamente no. Signori, facciamo una cosa, io mi scollego e mi ricollego, perché forse magari questo potrà aiutare, quindi mi sto scollegando perché così non posso presiedere. Presidente, volevo semplicemente... Ok, si è scollegato. Presidente, si è scollegato. Ok. Alle 13.42 il vicepresidente Longo assume le funzioni di presidente. Ok. Perfetto. Va bene, per il verbalizzante.
Vediamo se rientra subito. Se rientra subito non ha senso. Sì, al momento ritengo opportuno attendere un attimo, visto che il presidente aveva cercato di disconnettersi per tentare una connessione migliore. Quindi al momento assumo la funzione di presidente, ma rimango in posizione attendista. Non mi sembra il caso di procedere oltre nella discussione in assenza del presidente, che sta tentando di riconnettersi più efficacemente. Buongiorno. Ecco, qui è riapparso il presidente. Eccoci. Va bene. 13:44. Spero che vada meglio. Molto meglio sembra. Io sono sempre qua. E allora, no, sono sempre qua. Sono ritornato. Allora, perdonatemi, ma io purtroppo non sentivo i vostri interventi e voi non mi sentivate. Vabbè, allora, dicevamo, io ho perso la chat, stava intervenendo il consigliere Callè. Consigliere Callè, ma se lei ha fatto l'intervento ed è agli atti, io poi ascolto la videoregistrazione più tardi, diciamo, non c'è bisogno che lo ripeta, se le, non voglio tediare i consiglieri con se l'hanno già ascoltato. Il consigliere Callè non ha completato il suo intervento, quindi può proseguire. No, stavo semplicemente solo per aggiornarla, mi scusi consigliere Callè, sì. Dopo il consigliere Callè hanno chiesto la parola per le comunicazioni il sottoscritto, il consigliere di Napoli e il consigliere Palumbo. No, sì, mi ricordavo, sì, prego, grazie. Niente, semplicemente stavo dicendo brevemente, quindi il condominio, alcuni condomini avevano chiesto l'aiuto, l'ausilio da parte del servizio sociale territoriale e l'intervento ancora, diciamo, non è del tutto definito, ma diciamo, il servizio sociale territoriale sta utilizzando alcuni fondi che sono messi a disposizione per l'emergenza abitativa, appunto per cercare di dare sostegno ad alcune famiglie, appunto, che ne hanno fatto richiesta. Per quanto invece riguarda l'altro condominio, aspettano ancora delle, a quanto pare, delle cose burocratiche, quindi un iter burocratico, per iniziare poi i lavori di messa in sicurezza. Quindi diciamo che da questo punto di vista le cose stanno iniziando a muovere. A spese di chi? A spese dei privati, ovviamente. In entrambi i casi, in questo momento, le spese sono sostenute dagli stessi proprietari degli immobili. In entrambi i casi sono in attesa di riscontro per quanto riguarda i fondi che poi dovranno o verranno messi insomma, a disposizione delle famiglie che hanno subito danno in seguito all'alluvione del 15 luglio. Ma in questo momento diciamo, gli intendimenti non sono soltanto privati, quindi non c'è nessun intendimento con l'amministrazione. Quindi queste sono, diciamo, le ultime novità. Io purtroppo devo abbandonare i lavori per un problema lavorativo, devo essere presente purtroppo in commissione e quindi mi devo allontanare. Mi scusino tutti i colleghi. Grazie, grazie. Allora, sperando sempre che voi mi sentiate, allora, finita la comunicazione del consigliere Gallè, allora il consigliere Longo ha chiesto di intervenire per una comunicazione, prego. Grazie Presidente, io intervengo in relazione a un riscontro che è pervenuto alla mia casella mail in relazione alla richiesta di aggiornamento di un segnale, di un cartello stradale per il divieto di sosta a beneficio di un soggetto disabile, perché l'ingegnere Caliri ha trasmesso un riscontro che io sinceramente stento a comprendere, perché intanto credo che l'ingegnere Caliri pretendesse, richiedesse
l'incartamento relativo alla pratica, il che mi sembra già un eccesso, visto che la pratica è ben individuata, considerato il nominativo, il numero civico e il numero di contrassegno indicato nel cartello stradale. Al di là di questo, è lo stesso ingegnere Caliri che fa presente e ricorda che in questo momento, anche se non vi fosse stata una pratica di rinnovo, lo stallo sarebbe automaticamente destinato e dedicato e riservato al soggetto disabile in virtù dell'ordinanza relativa al periodo Covid. Quindi anche in questo caso, a prescindere dall'incartamento che richiede come integrazione documentale, però il cartello stradale andrebbe inevitabilmente sostituito e rinnovato. Comunque, se il presidente è d'accordo, io mi riservo di integrare la documentazione, fermo restando che si spera che il segnale, il cartello verticale, sia aggiornato al più presto. Grazie. Allora, il riscontro è pervenuto anche a me, ma io non avevo dato lettura alle mail di oggi. Dopodiché la questione riguarda comunque il procedimento che è stato, per così dire, rievocato o richiamato nella seduta della scorsa settimana a seguito della sua richiesta di sollecito, ovvero sia che l'ufficio traffico emette una nuova ordinanza di istituzione di uno stallo H riservato a un determinato soggetto diversamente abile, una volta che la pratica viene trasmessa con una credo con un nulla osta da parte degli uffici competenti. Mi riferisco in questo caso, diciamo, alla circoscrizione di appartenenza, e nel caso specifico si tratta della ottava circoscrizione, e che dovrà verificare anche se i documenti prodotti dal richiedente sono corrispondenti a quanto previsto dalla normativa. E quindi qua si fa presente che non è pervenuta all'ufficio H da parte della circoscrizione della documentazione, quindi bisogna capire dov'è l'inghippo, scusando diciamo l'espressione gergale. E quindi capire se questo contrassegno è stato prorogato o meno, se è stato prorogato, se è stata fatta inviata la richiesta all'ufficio mobilità urbana, perché sono due richieste differenti. Sono due richieste differenti, nel senso che una richiesta va inviata per quanto riguarda il rinnovo del contrassegno, un'altra richiesta va inviata per il rinnovo del posto H. Sono due istanze che vengono inoltrate a due uffici differenti. Una istanza viene trasmessa all'ufficio H, un'altra istanza viene inoltrata al servizio mobilità urbana.
sempre per il tramite della circoscrizione. Quindi bisogna capire se l'utente ha fatto una richiesta per il rinnovo del contrassegno, esclusivamente per il rinnovo del contrassegno, il contrassegno è stato rinnovato, però non è stata contestualmente fatta una richiesta per il rinnovo del posto H. Ovviamente bisogna, diciamo, stiamo procedendo a tentoni, bisogna capire. Ma sono due richieste autonome. Sono due richieste, sono due richieste diverse, cioè che bisogna compilare. Allora, il modulo è composto da quattro pagine. Le prime due pagine sono quelle relative al contrassegno. Le restanti due sono relative al posto. Perché non tutti coloro che fanno richiesta del contrassegno hanno diritto al posto riservato dove loro preferiscono. Sono due richieste separate e contenute nello stesso modulo. Dopodiché bisogna appunto capire se l'utente ha fatto. Lei ha detto che il contrassegno è stato rinnovato. Ora io a questo punto chiederò una verifica agli uffici per capire se questa istanza è stata presentata, se è stato rilasciato un nuovo contrassegno e capire se l'utente ha fatto richiesta anche del posto. Oppure no, perché se ha fatto anche richiesta del posto, bisogna capire perché non è stata inviata la domanda all'ufficio mobilità urbana. Qualora invece l'utente non ha fatto la domanda per il posto, bisogna presentare una istanza di rinnovo del posto H. Quindi bisogna verificare risalendo al nominativo, che ovviamente per ragioni di privacy non lo sto qui a dire, lo stato dell'arte. Presidente, mi scusi l'interruzione, ma io devo lasciare i lavori d'aula per motivi familiari. Allora, va bene. Perciò vi ringrazio e ci aggiorniamo alla prossima seduta. Grazie. Siccome ero segretario, sono segretario, Sì. ovviamente qualcuno mi dovrà sostituire. Sì, io Allora, presidente, consigliere Di grazie. Napoli. Assume le funzioni. Buongiorno. Assume le funzioni di segretario il consigliere giovane di Napoli alle ore 13:55 per il 13:55. verbalizzante. Allora, il quale Presidente, consigliere di Napoli? sì, io Prego. allora mi riservo comunque di dare conferma in merito alla presentazione della richiesta di rinnovo del contrassegno e conferma anche della presentazione della richiesta di rinnovo dello stallo dedicato. Poi infine, Presidente, prima di cedere la parola agli altri colleghi consiglieri, volevo solo comunicare che non potrò partecipare e assistere ai lavori della riunione di oggi pomeriggio con l'assessora ai servizi educativi Marano e i dirigenti. Va bene, io però, diciamo, visto e considerato che comunque trattasi di competenze assegnate alla circoscrizione per quanto riguarda la fase di acquisizione delle pratiche, ma anche c'è un procedimento, c'è cioè un istruttore del procedimento, io comunque chiederò all'ufficio, allo sportello che si occupa di acquisire le pratiche, se appunto vi sono delle, che fare una verifica su questa, così diciamo facciamo anche una verifica in modo tale che possano combaciare eventualmente questi dati, sia per il suo tramite, sia per il tramite della circoscrizione. E allora aveva chiesto di intervenire il consigliere di Napoli, credo per una
per delle comunicazioni, quindi prego, consigliere Di Napoli. Sì, grazie Presidente. Io ho una comunicazione che fa riferimento ad un articolo di stampa online apparso ieri su Palermo Live, dal seguente titolo: Palermo, pericolo caduta palma in via Monteverdi, ma chi deve potare gli alberi? Dall'articolo di stampa ho preso praticamente che le palme di via Monteverdi perdono praticamente i rami e non si capisce a chi spetti la potatura. C'è un vecchio contenzioso tra gli amministratori del civico 19 di via Monteverdi e dirigenti di Villa Giardino, poiché entrambi, diciamo, scaricano, per tra virgolette, la competenza all'altro soggetto, cioè gli amministratori scaricano la competenza ai dirigenti di Villa Giardino e Villa Giardino agli amministratori. Questo perché il comune sostiene che si tratti di palme private, appunto, che appartengono al civico 19 di Monteverdi, e invece il condominio stesso afferma che queste palme sono state piantate addirittura prima della costruzione del palazzo e quindi competerebbero al comune. C'è da fare un'altra precisazione, che sempre dal corso articolo di stampa ho appreso che durante l'amministrazione Cammarata, quindi circa 10 anni fa, a quanto pare il comune ha provveduto a potare queste palme, per cui non si comprende perché, diciamo, adesso ci sia questa sorta di diatriba, questo contenzioso, visto che in passato il comune, dico, ha provveduto a potarle. Per cui o ha sbagliato l'amministrazione Cammarata 10 anni fa a potarle, oppure è in torto l'amministrazione Orlando oggi nel non potarle. Il problema di fondo è un altro, che chiaramente qui c'è un problema di sicurezza, perché ho capito che ieri questi rami stavano addirittura per finire addosso ad una signora, per cui ritengo che risolvere questo problema sia di estrema urgenza. Dobbiamo capire, Presidente, a chi tocca potare gli alberi o comunque diffidare chi di competenza a provvedere immediatamente. Grazie, Presidente. Allora, do la parola, poi le rispondo, però vista l'ora, voglio dare la parola al consigliere Palumbo, se aveva delle comunicazioni da dare, e poi le rispondo. Grazie Presidente. No, la mia era semplicemente una informazione in merito alla comunicazione che ha dato ieri della riunione di oggi pomeriggio. Siccome c'è stato un attimo in cui non ho avuto connessione, non so se Alle ci ha 15. aggiornato in merito alla riunione di più tardi, visto che avevamo dato la disponibilità a parteciparvi, o attendiamo ancora notizie. La riunione è fissata per le ore 15, vi potete collegare. Ho già avvertito l'assessore Marano che alcuni consiglieri sono interessati all'argomento. L'assessore Marano non ha nulla in contrario a che i consiglieri si colleghino per ascoltare quanto emergerà in questo incontro. Poi, se la sottoscrizione verrà chiamata in causa, ovviamente prenderò la Allora, parola per cortesemente, quanto. secondo me il link del collegamento. Io l'ho inviato il link del collegamento, l'ho inviato la scorsa settimana. Se vuoi, io lo A me non è reinvio. arrivato. Sì, Allora, guardi, grazie, Presidente. io quello che posso dirle è che l'ho inviato la scorsa settimana, credo era un giovedì. Sa punto Palumbo, eccetera, eccetera. L'ho inviato il 27 agosto e ho messo anche per conoscenza l'assessore Marano. Al netto di questo, ve lo reinoltro, sperando che, ciao, grazie, sperando che si apra e Presidente, che arrivi. grazie. Basta fare attenzione all'oggetto della mail, perché in effetti dall'oggetto non si capisce in maniera chiara che si tratta dell'inoltro del link per la partecipazione a questa riunione. Nell'oggetto c'è Sì, scritto invito, invito. ottava circoscrizione, martedì 1 settembre 2020, Va 15 bene. 16. Comunque, per tagliare la testa al toro, io l'ho appena inviato. Detto questo, sì, l'oggetto, diciamo, io non lo posso modificare, però voi sapete, anche che, gli inviti per la partecipazione alla sede di consiglio provengono dal nostro
Alla casella di posta elettronica del responsabile della nostra degli organi affari istituzionali. Questa proviene da me, quindi è un'eccezione e quindi si distingue comunque il mittente. Detto questo, sperando che voi che il consigliere Palumbo la possa aprire, quindi dicevo alle 15, ascoltaci. Ci collegheremo, poi se qualche consigliere vuole intervenire, magari sarebbe il caso, come vi ho detto, di dirlo preliminarmente a me e poi comunico anche all'assessore eventuali richieste di intervento e anche gli argomenti, però l'incontro si terrà fra meno di un'ora, non lo so. Dopodiché, per quanto riguarda la comunicazione del consigliere di Napoli, allora volevo informare il Consiglio di Napoli, sono contento che il Consiglio di Napoli abbia prestato attenzione a questa anomalia. Peraltro io mi sono perché avvertito da alcuni residenti recato in via Monteverdi. La questione è come è stato detto. Io non ho letto l'articolo, però la questione riguarda la titolarità di questa strada, nel senso che la via Monteverdi, in base a quanto appreso, è una strada privata che ora è di pubblico transito. Io a questo punto, per tagliare la testa al toro, chiederò all'ufficio del patrimonio e del servizio inventario, chiederò i dati relativi alla via Monteverdi, cioè rispetto alla titolarità di questa strada, che comunque nasce indiscutibilmente come strada privata. Perché vi è scritto all'ingresso, perché non c'è un impianto di pubblica illuminazione. Poi evidentemente nel corso degli anni la strada è stata aperta, è stata anche assegnato un toponimo, dei passi carrabili, dei civici, quindi ovviamente la strada è una strada urbana, una strada di pubblico transito, quindi sicuramente appartenente allo stradale cittadino e quant'altro. Per quanto riguarda questa vicenda delle palme, sì, è vero quanto c'è scritto nell'articolo, anni or sono l'intervento è stato fatto, però in base a quanto mi è stato anche riferito più e più volte, quell'intervento fu una forzatura. Da parte di chi lo eseguì e da parte di chi diede disposizioni di eseguirlo. Dopodiché, intanto bisognerà provvedere a smaltire queste ramaglie e quindi ho chiesto di provvedere a smaltire queste ramaglie, questi rami di queste palme e poi vediamo la titolarità della strada. Altre informazioni non so, quello che posso dirvi è che il settore verde sostiene, perché ci ho parlato in passato e ci ho parlato anche questa mattina, il settore verde sostiene che le palme non appartengono al comune. Questo è la. Comunque chiederò al settore. Presidente, mi scusi. Presidente, scusi se la interrompo, ma in merito a questa problematica, come avviene per i sottoservizi laddove è di competenza dei condomini e qualora fossero inefficienti, dopo diffida, provvede l'amministrazione addebitando le relative spese. Dico, a mio avviso, palme competenza o non competenza, precedenti amministrazioni che abbiano fatto o meno questa cosa. Dico, secondo me, ai fini della sicurezza pubblica, dico, si fa una lettera, dico, se non siamo in grado di
a venirne a capo e capire chi è responsabile o se la strada è strettamente privata o pubblica, o una strada privata ad utilizzo pubblico, e lì l'amministrazione non è che sia esonerata. A questo punto si provvede, si fa un addebito delle spese, e poi se il condominio, comunque dove insistono le palme, non è disposto, si procede a fare un'apposita richiamo in giudizio per capire di chi è la competenza. Dico, non è che dobbiamo aspettare che ci rimanga una persona sotto la palma per fare luce su di chi è la responsabilità. Sono d'accordo con lei, sono d'accordo con lei, consigliere. Anche io pienamente, infatti il mio intervento era proprio questo, era finalizzato a questo tipo di ragionamento che ha fatto il consigliere Palumbo. Sono d'accordo con lei, va bene, bisogna capire, intanto bisogna risalire chi è realmente il titolare di queste palme, perché ci sono anche a questo punto delle, si aprono così delle maglie che a volte rischiano di risalire diciamo, nel corso del tempo, e non è facile poi arrivare a una quadratura del cerchio. Dopodiché faremo presente questa anomalia al settore verde, e a questo punto è opportuno che il settore verde in autotutela faccia le verifiche del caso e gli accertamenti del caso, anche attraverso gli uffici, anche attraverso il comando di polizia municipale, per risalire ai titolari delle palme, qualora una volta che la strada di pubblico transito, le palme sono appartenenti al patrimonio del comune, dovrà essere il comune a intervenire. Qualora siano invece di un privato, dovrà essere il privato ad intervenire. Ovviamente questa situazione di precarietà, questa situazione di indeterminatezza comporta una insicurezza in tutti quanti. Quindi bisogna chiedere appunto lumi all'ufficio patrimonio e al settore verde. Va bene, allora il consigliere governale è uscito, si è scollegato. Allora lo salutiamo. Anche il consigliere Longo, presidente, da un paio di minuti. Non l'ho sentito, non l'ho. Vabbè. L'ho visto io, no, non l'ha comunicato, ma ho visto pure io che non era più presente. Va bene, allora, consiglieri, visto e considerata anche l'ora, e tenendo conto del fatto che io a breve mi dovrò collegare con questa videoconferenza e dovrò anche preparare alcuni documenti, se siete d'accordo, con il vostro consenso, il segretario è il consigliere di Napoli, giusto? Sì, allora sì. Se non ci sono ulteriori interventi, allora sono le ore 14:10. Dichiaro chiusa la seduta. Chi è che può chiudere la videoregistrazione? Io, presidente. Forse il consigliere Amore, perfetto. Però prima, dopo che chiudete, vi devo fare una potete chiudere, però sì. Prego.